Amiche ed amici della Lega Calcio a 8, benvenuti all'Atletico 2000 per il posticipo di questa sesta giornata di Serie A. L'ultima partita di questa sesta giornata vede in campo il gruppo Project Team Immobiliare e la Roma Calcio a 8. Parte la rincorsa di Coco, il pallone non filtra, al limite dell'area parte il tiro con il mancino a filo di palo. Destra. Pirelli che riceve proprio in questo momento, prova ad andare dentro, Caterini non la trattiene, la palla rimane lì e Torri non trova lo specchio della porta. Per Seferi ha voluto dare questa scossa Mister Camberi, Feola si gira al limite dell'area, ci prova Feola, chiama in causa Moroni, si va, Torri per Coco, ci prova dalla distanza, si distende Caterini, Ciccolini, apertura per Seferi, ancora Seferi, serie di finte, entra in area al numero 7, il pallone attraversa tutta l'area di rigore. Parte la rincorsa di Simone Feola, potente, il pallone però non si abbassa. Sfoderata nella precedente apparizione, il 19, 1 più 9. Spazza la Roma, poi parte la conclusione dalla distanza di Coco, parata di Caterini. Il Project Team Immobiliare, pallone battuto sul secondo palo, arriva la spizzata di testa, pallone dal limite per Campani che alza troppo la conclusione mancina. Sestili. Pallone sul secondo palo, ci prova Daniele Rossi di testa, non va molto lontano dallo specchio della porta. Per Cicella che ha dato un'ottima linea di passaggio, poi Cicella si dimentica del pallone. A terra di Gian Domenico non c'è fallo e quindi ci prova Negro! Sorprende sul palo Caterini e c'è il vantaggio del gruppo Project Team Immobiliare, è 1-0 al terzo della ripresa. Moroni ci prova, Caterini la tiene lì ancora Negro e poi c'è carica su Caterini. Seferi, salta un avversario, punta il vertice destro dell'area, ancora Seferi vorrebbe rientrare sul classico mancino, invece l'apertura per la soluzione dal limite, il gol di Mirko Sestili, il numero 10, porta sul pareggio a Roma Calcio 8, è 1-1 all'ottavo minuto. Qui l'Atletico 2000, Seferi, è stato molto bene il numero 7, altro dribbling per entrare poi sul lato corto dell'area, va in porta, Moroni ci mette i guantoni. In profondità per Pettinari, non c'è fallo che voleva Cicella a gran voce, situazione di 3 contro 2 con palla dentro per il numero 7 Morrone che si mangia il gol del 2-1. Quinquinio, Cicella, ci prova Cicella dalla distanza, non va lontano dall'incrocio. De Lorenzo Ciccolini sul pallone, parte la rincorsa di Ciccolini, filtra il pallone, resta però lì, ci prova poi Cicella e Moroni va in angolo. Verticale per Morrone. Feola controlla lui a tre quarti, potrebbe liberare la conclusione. Moroni si salva distendendosi la propria destra. Sa la difesa del gruppo Project Team Immobiliare, poi Ottobrini. Buona apertura sulla destra, c'è situazione di 2 contro 2 per il gruppo Project Team. Viene a rimorchio Coco che controlla la limite, ci prova Coco, palo pieno! E sul palo di Coco arriva il triplice fischio dei direttori di gara. Match divertente Atletico 2000, ripresa spumeggiante, termina 1-1 tra gruppo Project Team Immobiliare e Roma Calcio 8.